Altre due persone sono state arrestate dalla polizia per l'aggressione a Vittorio Brumotti e alla troupe televisiva di Striscia la Notizia, avvenuta il 5 ottobre nel quartiere San Bernardino a San Severo. I due, Onofrio Russi di 24 anni e Michele Marinelli di 35, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Foggia. In particolare Russi, secondo la tesi dell'accusa, istigando i residenti del quartiere San Bernardino ad opporsi alle operazioni di polizia, aveva tentato di scagliare una pietra contro la troupe televisiva ma è stato bloccato in tempo dai poliziotti. Al 24enne, al momento dell'arresto, è stata sequestrata un'automobile di lusso il valore superiore a 100.000 euro, molto probabilmente provento di reato. Marinelli, invece, è il soggetto che aveva mostrato i propri genitali alle telecamere di Striscia. Inoltre, l'uomo è accusato dell'aggressione avvenuta all'interno del pronto soccorso di San Severo, dove la troupe si era recata per le cure mediche, dove colpì con un pugno la telecamera di un operatore, intimandogli di eliminare le immagini registrate, provocandogli delle lesioni. Lo stesso 5 ottobre, lo ricordiamo, gli agenti di polizia avevano arrestato altre due persone, tra cui anche l'autore del pugno sferrato al viso di Vittorio Brumotti. Pochi giorni dopo le riprese televisive, la polizia ha sequestrato l'abitazione nella quale Brumotti aveva documentato l'attività di spaccio di stupefacenti, nonché un box adibito abusivamente a coffee shop munito di diversi accessori per l'uso e il consumo di sostanze stupefacenti. Nell'occasione sono state sequestrate numerose telecamere posizionate all'esterno dell'abitazione di alcuni pregiudicati del luogo. Successivamente, il 27 ottobre, è stato eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale a carico di 11 persone, la maggior parte delle quali operanti nel quartiere San Bernardino, dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per reati in materia di armi. Intanto oggi, accanto alle misure restrittive della libertà personale, sono state applicate anche alcune misure di prevenzione, sia nei confronti delle persone catturate ieri che di quelle arrestate il giorno stesso dell'aggressione. Qualche giorno fa, inoltre, la Questura di Foggia ha disposto il divieto di ritorno per la durata di 3 anni al rapper Panema, che attraverso un video musicale pubblicato sul web il 10 novembre aveva indirizzato gravi minacce all'inviato di Striscia, accompagnando le parole con chiari gesti che imitano l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Ulteriori avvisi orari sono stati notificati anche ad alcuni pregiudicati che avevano partecipato attivamente alla realizzazione del filmato. Un protocollo d'intesa per sviluppare sul territorio interventi destinati alle imprese volti a favorire la prevenzione e l'assistenza tecnica e legale per il contrasto dei reati odiosi come l'usura e il racket. È quanto firmato dal Presidente della Camera di Commercio di Foggia Damiano Gelsomino e dal Presidente della Fondazione Antiusura Buon Samaritano Giuseppe Chiappinelli. Un protocollo che è l'atto finale di un percorso avviato da tempo che ha visto i due soggetti impegnarsi in un lavoro comune che si è manifestato anche con la costituzione di parte civile nei principali processi contro la criminalità organizzata della provincia. Il protocollo prevede interventi congiunti che favoriscano la diffusione della cultura della prevenzione di fenomeni criminali come l'usura, il racket e le rapine e percorsi di accompagnamento per le vittime per uscire dallo stato di disagio. Inoltre l'accordo prevede una cooperazione per l'analisi dei fenomeni criminali che colpiscono il sistema imprenditoriale, l'individuazione e la realizzazione di iniziative congiunte rivolte alle imprese e al mondo istituzionale, compresa la procura per la prevenzione di questi reati, l'individuazione di soluzioni tese a semplificare le procedure per sostenere le vittime. Torna il Black Friday, il tradizionale l'ultimo venerdì del mese di novembre dedicato alle offerte e agli sconti. Un Black Friday condizionato inevitabilmente dalla pandemia ma anche dagli acquisti online. Vediamo cosa hanno risposto commercianti e cittadini foggiani. Signora Dora, Line Boutique, Corso Giannone, come sta andando il Black Friday? C'è interesse dall'inizio della mattina. Considerate che erano già passate un po' a selezionare quelle che potevano essere i capi che interessavano. Quindi stamattina qualcuno già è venuto in negozio ed ha acquistato. Confidiamo più nelle vendite del pomeriggio e del sabato. Oggi è lavorativo, magari qualcuno non riuscirà a venire. Lo prolungheremo fino a domenica, saremo aperti con degli orari più morbidi, però saremo qui anche domenica mattina e domenica pomeriggio. Quindi aspettiamo tutte le clienti, non solo le mie. Antonio Tavano, titolare della catena di negozi Class, arriva il Black Friday, come sta andando? Senti, nella norma, niente di che, perché fondamentalmente dobbiamo essere obiettivi. Sicuramente si vede un po' di movimento in più, ma è quello che abbiamo perso nei giorni prima, perché la gente che aspetta il Black pensando che ci dovesse essere un'evoluzione dei prezzi, che in questo momento secondo me non ci può essere, anche perché sono un po' di anni
che si fa questo Black Friday. Ormai tutte le aziende, un po' come tutti i negozianti e i commercianti, predispongono degli articoli selettivi per fare questo tipo di lavoro, che sono poi le rimanenze di magazzino. Noi abbiamo messo degli articoli promozionali di stagione, però non lo puoi fare dappertutto, cioè lo fai su articoli selezionati perché i prezzi sono già in special price, visto tutto il momento particolare che stiamo vivendo. Questa è obiettivamente la situazione generale. Non si vede, come vedi, puoi notare, non si vede questo afflusso e questo affollamento alla corsa agli acquisti. Sicuramente sarà una giornata migliore di un venerdì normale, però se andremo a fare i conti a fine mese del dare avere di novembre, tra i giorni che la gente ha aspettato il Black, pensando in questa evoluzione, sicuramente ci troveremo con un incasso normale. Voi acquisterete qualcosa nel Black Friday? Probabilmente. Cosa comprate? Abbigliamento. Vi piace questa offerta, questa occasione? Sì, penso sia un qualcosa comunque di carino. Che genere preferisci tu? Anche io abbigliamento. Come sta andando il Black Friday? Abbastanza bene, vedo che c'è gente in giro, è una cosa piacevole, e si sente già l'atmosfera natalizia, è una buona cosa per noi foggiani. Lei ha fatto acquisti, acquistare qualcosa? Sì, ho acquistato qualche maglietta da un negozio, qualche pantalone, sì, i prezzi sono buoni e comunque che vada sempre così. All'inizio di novembre si è dimesso l'amministratore unico di ATAF, possiamo dire aggravando un po' i problemi persistenti nell'azienda? Sì, senza dubbio, perché con le sue dimissioni siamo precipitati in un immobilismo decisionale molto marcato e quindi le tante questioni sospese chiaramente non possono essere affrontate. Il nostro problema principale è quello della mancanza di avere un interlocutore certo di fronte, per cui ci siamo visti costretti a fare un documento chiedendo un incontro con il funzionario delegato alle partecipate, perché abbiamo individuato in lei, la dottoressa Valentino, un interlocutore per parlare di questioni che ormai stanno assumendo un contorno cronico e drammatico, in primis la carenza in organico di operatori di esercizio, personale di guida. Quindi adesso tra pensionamenti, malattie fisiologiche eccetera non è più sufficiente neanche l'ipercompressione dei turni che è stata operata e abbiamo un problema di operatori di esercizio, quindi la proprietà dovrebbe farsi carico di questa emergenza, perché noi abbiamo la necessità almeno di 20-25 unità lavorative. Per cui è giusto che emerga questo problema e se ne facciano carico. Oltre al fatto che nell'ordinaria amministrazione abbiamo delle questioni sospese che basterebbe una firma per così definirle. Faccio riferimento per esempio a 5 autobus nuovi che sono ancora fermi in deposito e manca semplicemente la firma per il comodato d'uso. È una questione che ormai ha assunto dei contorni davvero ingestibili. Sono 39 i posti letto occupati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia, un dato in leggero rialzo rispetto a una settimana fa quando i ricoverati erano 34. Anche questa settimana la quasi totalità degli ospedalizzati è presente in malattie infettive, ossia 30 pazienti, a cui si aggiungono 2 pazienti in ostetricia e uno dell'indirizzo chirurgico di malattie infettive. Altri 6 positivi sono ricoverati in rianimazione. L'età media degli ospedalizzati scende a 67 anni, mentre aumenta la percentuale di donne ricoverate, che passa dal 29% al 41%. Da Riuniti spiegano però che il dato in valore assoluto è in diminuzione da quando la campagna vaccinale ha raggiunto una larga fetta della popolazione. Da settembre, inoltre, tutti i casi Covid della Capitanata sono esclusivamente ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia, rendendo quindi evidente il dato della riduzione dei ricoveri. Per quel che concerne i ricoverati e le vaccinazioni, dei 6 pazienti ricoverati in rianimazione, 4 non sono vaccinati e 2 risultano vaccinati con doppia dose con necessità di ricovero in reparto intensivo per comorbidità pregresse.
Pertanto, considerando i motivi di ricovero di questi ultimi non ascrivibili a sintomatologia da Covid, si evince che il 100% dei ricoverati in terapia intensiva con sintomi riferibili al Covid risulta non vaccinato. I 17 pazienti vaccinati ricoverati presso il reparto a bassa media intensità di cura di malattie infettive vanno rapportati all'87,2% della popolazione regionale over 12 che ha completato il ciclo vaccinale. I restanti 16, prima dose non vaccinati, vanno considerati in relazione al 12,8% della popolazione che non ha completato il ciclo vaccinale e quindi immunizzata. Lucia Aprile, presidente della società civile di Foggia. No alla violenza con artisti, musica, arte e tante associazioni. Sì, quello che abbiamo voluto fare è ripercorrere un po' quelli che sono stati i passi dell'anno precedente. L'anno precedente abbiamo collaborato con 40 associazioni, abbiamo realizzato 40 panchine rosse per dire no alla violenza sulle donne. E il nostro modus operandi è questo: noi facciamo rete con le associazioni, facciamo rete con i cittadini e per quanto riguarda questi temi sensibili, un tema così importante, sono davvero felice di poter dire che 25 artisti a titolo del tutto volontario, ci tengo a precisarlo, hanno coadiuvato i nostri sforzi. Quindi sì. Ecco, i fenomeni di violenza sulle donne sono in aumento, la giornata del 25 novembre serve anche a fare un bilancio, no? Ma cosa può fare la società civile per contrastare questi fenomeni? Sì, il bilancio è davvero pessimo, ma il periodo Covid credo abbia creato, sicuramente ha creato, ha fatto sì che il fenomeno crescesse in maniera importante. La società civile, intesa come cittadini, intesi come comunità, può fare molto. Ognuno di noi ha una vicina di casa, ha qualcuno che abita nel suo quartiere, che ha bisogno di attenzione, che sia l'anziano che vive solo, che sia la donna che ti sta mandando un messaggio d'aiuto e che noi dobbiamo raccogliere. Quindi come società civile dobbiamo essere attenti, empatici e sensibili al tema. E le giornate come queste, per quanto possano apparire banali, perché una volta all'anno è facile ricordarsi di questo tema, in realtà servono proprio a fare da monito a tutti noi cittadini affinché ogni giorno prestiamo attenzione alla nostra piccola cerchia. Non dobbiamo andare a cercare lontano da noi in realtà, perché è un fenomeno che non ha classe sociale, non ha distinzione, non ha quartiere, può colpire chiunque. È una questione anche di educazione culturale. Soprattutto di educazione culturale. Io sono una mamma e in questo caso tocchi corde che sento molto vicine. E infatti io la responsabilità che sento forte è quella di crescere i miei figli, mio figlio in particolare, al rispetto verso l'altro sesso, al rispetto in generale ovviamente, ma soprattutto all'attenzione, all'uguaglianza e al rispetto verso l'altro sesso. E parte dalla famiglia questa grande responsabilità e noi donne sappiamo che possiamo fare la nostra parte in maniera importante. La psicoterapeuta Cristina Bubici, no alla violenza sulle donne, qual è l'impegno del Girasole? Il Girasole è molto attivo su questo tema, è un tema che ci sta molto a cuore. L'anno scorso abbiamo dipinto le panchine rosse e quest'anno abbiamo invece deciso di coinvolgere attivamente i ragazzi. Quindi c'è stata a Parco Città una mostra dell'artista Pietro Ricucci, oggi con un mio intervento, e poi qui alle 18 alla parrocchia Regina della Pace c'è stata invece tutta una serie di iniziative in coinvolgimento, col coinvolgimento sia dei ragazzi del Girasole, del Music e sia della scuola Dante Alighieri e della parrocchia con cui collaboriamo molto in rete, insomma siamo molto attivi. Voi siete un'associazione molto attiva anche in questa zona periferica, Rione Martucci, Rione Diaz. Che tipo di attività svolgete? Svolgiamo sicuramente attività di socializzazione e di inclusione. Siamo stati molto attivi per esempio sul bullismo e ci occupiamo anche di inclusione perché ci occupiamo comunque di ragazzi anche con disabilità, con disturbo dello spettro autistico. Per cui la nostra mission è sicuramente l'inclusione e facciamo tante attività dove i ragazzi possano confrontarsi, condividere, fare attività con i loro coetanei. Avete progetti imminenti da portare avanti? Sì, abbiamo appena vinto due progetti importanti. Uno prevede l'inserimento lavorativo dei ragazzi con autismo e difficoltà cognitive e l'altro invece prevede tutto un intervento sull'adolescenza e la legalità, molto belli. Thank you.
Fino al 28 novembre colloquia il Festival delle Idee organizzato dalla Fondazione Monti Uniti, 13 edizioni per discutere temi di grande utilità e interesse con le più apprezzate personalità del patrimonio culturale italiano. Relativi assoluti è il tema dell'edizione 2021, con riflessioni sulle realtà più problematiche del nostro tempo, a secondo dei vari punti di osservazione dei più importanti rappresentanti del mondo dei saperi. L'ingresso nell'Aula Magna Valeria Spada in via Romolo Caggese è gratuito fino all'esaurimento dei posti. Replica sabato 27, il primo appuntamento della stagione teatrale della città di Foggia, partita in maniera più che pragmatica sul palco del Teatro Giordano Tango Macondo, ispirato dall'opera Il venditore di metafore, con il commento musicale di un ensemble che da solo è già uno spettacolo. Paolo Fresu con la sua tromba si intreccia tra i suoni dell'organetto sardo e del bandone argentino, evocando passioni, follie e atmosfere di sapore sardo. Il sipario è alle ore 20:30. Sabato 27 prende il via anche la stagione teatrale del Teatro Reggio di Via Guglielmi. Pu bene che ci volim è il lavoro di Michele Norillo con Giovanni Mancini e Amelia Ponziano. Uno spaccato di vita quotidiana che sottolinea le problematiche della convivenza con gli inizi sempre splendidi e con i finali quasi sempre tragici, tra mille situazioni altamente esilaranti. Lo spettacolo prevede diverse repliche fino al 12 dicembre. Il fascino della chitarra e dei suoi suoni melodici e graffianti a Manfredonia, sabato 27 novembre per Anteprima Festival organizzato negli spazi di La Traccia Nascosta in via San Francesco. Primo di tre appuntamenti dedicati ai concerti di maestri internazionali del repertorio chitarristico. Si inizia con il salentino Antonio Molfetta, virtuoso musicista selezionato dal direttore artistico Luciano Pompilio per il suo grande spessore artistico, capace di evidenziare tutta la bellezza del suono della chitarra a tratti dolce e a tratti ritmata. Sabato e domenica la città del cinema di Foggia ospita la Fiera del Disco, una mostra a mercato dedicata agli appassionati e nostalgici fan che hanno buone possibilità di trovare tra i numerosi espositori provenienti da tutta Italia quella particolarità sempre cercata. Il mondo dei CD, dei DVD, dei dischi e dei fumetti aprirà sabato dalle 15 alle 24 e domenica dalle 9 alle 22. Fino al 28 novembre la Sala Azzurra del Comune di Troia presenta la mostra fotografica Se l'amore non è amore, uomini, donne, violenza di genere. Un percorso fotografico organizzato dall'associazione Insieme Per in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Un percorso meditativo e di sensibilizzazione che conduce al Museo Civico passando attraverso installazioni e performance artistiche. Pomeriggio con musica civica, domenica 28 novembre al Teatro Giordano di Foggia, con una conversazione con la direttrice d'orchestra Gianna Fratta sul ruolo del direttore di un insieme orchestrale e della sua leadership capace di caratterizzare e personalizzare un'opera rendendo la nota al pari del suo compositore. Al termine della conversazione la stessa Gianna Fratta dirigerà il concerto dedicato a Tchaikovsky intitolato Anima Russa. Torna domenica 28 novembre il caso Nolan al Teatro dei Limoni, replica dell'adattamento teatrale di Stato contro Nolan, Un posto tranquillo di Stefano Massini. Ambientato negli anni 60, il lavoro evidenzia come l'arte della manipolazione della stampa sia sempre esistita. Roberto Galano con la sua regia guida gli attori del livello avanzato del laboratorio sperimentale e indipendente del Teatro dei Limoni.